Ciao a tutti, sto squamando delle oratine che poi faremo al cartuccio con delle patate tagliate molto sottili. Una ricetta semplice ma gustosa. Ora tritiamo un po' di prezzemolo. Ecco qua, tritato il prezzemolo. Ora tagliamo anche uno spicchio d'aglio a pezzetti. Anche questi pezzetti devono essere abbastanza evidenti. Tagliamo delle fettine molto sottili di patata. Come vedete, stiamo tagliando la patata a fettine molto sottili. Sulla base della carta forno mettiamo un po' di prezzemolo. Disponiamo le fettine di patata sottile. Un filo d'olio, un po' di pepe, un pizzico di sale e disponiamo l'orata eviscerata. Un po' di prezzemolo sopra, la condiamo, un pezzetto d'aglio all'interno della pancia per aromatizzare, uno, due. Olio, un po' di sale e di nuovo sopra copriamo con le patate sottili. Finiamo con un po' d'olio, un altro pochettino di prezzemolo, lo ripeto. E chiudiamo il cartuccio. Sia con carta forno che con carta stagnola. Ora in forno ventilato a 180 gradi per 20-25 minuti. Apriamo il cartuccio. Uno spettacolo. Guardate che polpa. Uno spettacolo. Assaggiamo. Stravanata.